Da due. Subito. Bring the action. Pronto a Mary? Sì, sono Ciotti, vai. Pronto a Mary, dell'Innocenti da Modena, hai passato in vantaggio la pistoletta. Bello il controllo del capitano romanista. Avanza. Scusa Mary, scusa Mary. Sono sempre Ciotti. A Mary, scusa, sono... Sono sempre Ciotti. No, scusami Ciotti. Sono Ciotti, sono dell'Innocenti da Modena. Cerchiamo di capire che siamo, perché sono andiamo male. Bring the action. Ed è martedì, no, pensate, mercoledì, quindi un cavolo è tutt'uno, ma con noi c'è il direttore Carlo Lazzotti, buongiorno! Buongiorno Valentina, buongiorno Flavio, un saluto buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno caro direttore, come stai? Bentornato! Abbastanza bene, grazie, saluto anche il ritorno dalla mia voce che è di un fastidio da 1 a 10, una novantina, però andiamo avanti. Questo maltempo non ti aiuta caro Carlo, ma è sempre molto affascinante, la tua voce non avere dubbi, non avere problemi. Non ho capito, ma hai un ritorno in cuffia... Assolutamente sì, ma è una cosa che attiene alle linee telecom, ah, esatto, ecco. Quindi mi sento un paio di volte dopo aver detto qualche parola, ma insomma possiamo sopravvivere. No. La prima domanda è proprio sulle linee telefoniche. Pensi che in Italia siano le linee telefoniche, non so, come dire, adatte per un paese importante come... No, scherzo, ma non andiamo di su stupidaggini, questo, per favore. Ecco, no, parliamo subito invece di Roma-Napoli. Questa sera torna alla Roma, caro Carlo, e quindi torna anche il buon umore, lo speriamo, anche dopo il risultato, ovviamente, di questa andata di semifinale di Coppa Italia. Italia, subito il primo dubbio, ce lo stiamo facendo venire insieme ai quotidiani. Io e Flavio siamo pro Nainggolan a centrocampo e destro in attacco, solamente il Corriere credo schieri Totti in attacco e no, Nainggolan credo lo schieri anche il Corriere, aspetta che vado a dirvelo. Comunque tu pensi che ci sarà il capitano o no? Qualche giorno fa ci hai detto di sì, perché anche con questi campi pesanti potrebbe essere molto utile, in realtà sembra non partire titolare. Sembra questa l'aria. Penso che ci possa essere, magari giocare soltanto un'oretta e poi essere sostituito da destra a mezzo alla finale, oppure il contrario, magari partire destro e poi Totti giocare se serve nella mezz'ora finale, sperando ovviamente che non debba servire contro il Napoli. Vi stavo ascoltando prima, sono d'accordo sul fatto che ci sia in campo Nainggolan al primo minuto. E non credo invece, perché il campo sarà pesantissimo ancora, tant'è vero che io non ho tutta questa sicurezza sul fatto che se comincia a diluviare nel pomeriggio poi si possa giocare pure stasera, perché insomma, visto quello che è accaduto domenica scorsa, in qualche dubbio ce l'ho. Infatti, si giocherà. Però gli Aic non è adatto a questo campo. Quindi non lo vedi inserito. Comunque Florenzi davanti, a prescindere da destra? Sì, no. Florenzi e Cervinio li do proprio per sicuri. Ok, no, Cervinio non è in dubbio. Totti o destro, quindi... Poi diciamo che se il campo è pesante Cervini avrà i suoi problemi, perché tira avanti il pallone, quello gli si ferma e lui continua a correre, quindi sapete bene che è un problema. Però gli Aic più di tutti secondo me fa fatica, a meno che non giochi in una posizione come quella che gli abbiamo visto fare in qualche partita, in qualche spezzone verso il finale di gara, cioè nella posizione di Pjanic, e allora lì a centrocampo trova un'erba migliore, insomma, magari meno pozzanghere di quelle che ci possono essere sulle fasce. Perché in realtà gli indizi che ci ha dato Rudy Garcia non sono tanti. Ieri in conferenza stampa ha parlato del lasso di tempo che potrebbe passare per qualche suo calciatore tra l'ultima partita e la prossima, vista l'interruzione di Roma-Parma. Però insomma, lui ha detto qualcuno potrebbe non giocare per 15 giorni, ma questo discorso può valere per esempio sia per Totti sia per Destro, la stessa cosa dicasi per Nainggolan, visto che era squalificato, quindi difficile poi andare a cercare indizi per la formazione sulle parole del tecnico. Secondo te invece il Napoli come si presenterà? È un vantaggio il fatto di aver perso a Bergamo, paradossalmente, perché poi se si va a rivedere la partita i gol sono stati tutti e tre regalati, quindi frutto di disattenzioni, magari stasera potrebbero arrivare un pochettino più col coltello tra i denti, un pochettino più concentrati. Come la vedi? Ma intanto io mi metto nei panni del Napoli. Se dovesse finire così il campionato, terzo posto per la formazione partenopea, certo Benitez magari qualche problemino l'avrebbe, perché non sarebbe stata una stagione sfolgorante, al di là del fatto di dover comunque andare in Champions, ma passando per i preliminari. Se rivedesse e vince la Coppa Italia, allora comincia a essere già una stagione di un certo livello, insomma la Champions l'hai agguantata, la devi comunque mantenere, devi arrivare alla fase a gironi, poi hai vinto la Coppa Italia, vai a fare la Supercoppa, insomma è tutta un'altra stagione, quantomeno si presenta in maniera differente, quindi è ovvio che Benitez tenga particolarmente a questo doppio confronto con la Roma. Sia per la Roma che per il Napoli la finale dista due partite e l'alzare quella Coppa ne dista tre. Quindi è ovvio che sia la Roma che il Napoli ci tengano, ma soprattutto nella posizione del Napoli che è dietro alla Roma, io credo che ci possa essere
maggiore motivazione addirittura, proprio visto il fatto che la Roma in questo momento sta 6 punti avanti. Ti aspetti una Roma diversa per il fatto che, insomma, questo è un po' un antipasto Champions, anche se vogliamo, perché il Napoli la Champions l'ha fatta e anche con onore. La Roma va a giocarsi una qualificazione in gara d'andata e ritorno. Ti aspetti un più calcoli da parte di Garcia? Proprio lui l'ha detto più volte che la partita si giocherà in 180 minuti, quindi non lo so, no, ma non, pensi non maggiore attenzione? Davvero. Non credi, pensi? La Roma che abbiamo visto quest'anno è stata sempre la stessa, persino a Torino contro la Juventus, nei primi 60 minuti. Mm-hmm. Non ha mai cambiato il suo modo di giocare, cioè lo schema della Roma è noi giochiamo, voi guardate. Mm. Perché tanto no. È, ma in realtà non è un possesso palla sterile come era quello di Luis Enrique, in realtà è un possesso palla, è un cercare la via del gol e il rubarla prontamente agli avversari quando ce l'hanno. E quello schema non è mai cambiato. La Roma ha sempre avuto la stessa impostazione di gioco, sia in casa che fuori. Quello fa le fortune ovviamente della squadra di Garcia, che ha perso una sola volta e che per il resto non si è mai fatta imporre il gioco da nessuno. Non abbiamo mai visto, forse qualche primo tempo magari, le partite di Bergamo, ma era la Roma che giocava male, non era l'Atalanta che imponeva il gioco del giallo rosso. Sì, anche a Torino poi tu hai citato quella partita, comunque per gran parte del tempo il possesso palla è stato nettamente a favore della Roma, quindi non ti aspetti calcoli, anche se Garcia ha detto ovviamente una cosa banale e ovvia, importantissimo non subire gol, perché poi sì. Fattore. Io infatti credo che alludesse a quello, Flavio, alludesse proprio a quello, cioè l'attenzione che c'è da porre nella fase difensiva, perché è evidente che se stai 0-0 al 75esimo devi fare particolare attenzione a devi dare una ripartenza avversaria. E allora in quel senso c'è il calcolo di Garcia, perché sa che se prendi un gol poi magari lo puoi anche ribaltare e fai 1-1 in casa, però hai inficiato poi quello che è il discorso dei 180 minuti e metto a rischio la qualificazione, ma soltanto per quella, in quel senso lì. Su questo non c'è dubbio, Carlo. Volevo farti una domanda su due tecnici, ma se rimani con noi un minuto in attesa mandiamo il break e rientriamo subito dopo. Perfetto. Altro un attimo. Overtime. Pressing a tutto campo del buon Ciccio, eccolo il pallone per Ancelotti, Falcao, Cerezo, il girare di rigore, Cerezo, ed è gol, la Roma porta 3 gol, Cerezo, va verso la curva sud, anche lui, 3-0. Vabbè, qui altro che a Marcord, caro Carlo, per Roma gode, Borgia. Roma gode, sì, assolutamente sì. Oh, massa, comunque siete delle banche dati voi, siete impressionanti. Preso. Impressionanti. Carlo, volevo farti una domanda. Quello con gol meraviglioso, l'altro, 3 autotunnel dei giocatori della Roma, 3 pinte meravigliose. Autotunnel è bellissimo. Guarda, ce lo mettiamo da parte, lo riutilizzeremo, chissà se mai li faranno altri, ovviamente. Una domanda su due tecnici, Carlo, è anche una sfida tra due tecnici questa, no? Se vogliamo, ovviamente. Garcia assolutamente determinante per il cammino di questa Roma, Rafa Benitez, dal quale Garcia è un Garcia molto più giovane, andò a scuola tra l'altro in tempi non sospetti. Uno cerca di fare un po' di pretattica dicendo che la Roma è favorita, l'altro se ne frega di qualsiasi commento e dice a me non interessa il derby, pensiamo a una partita alla volta, andiamo a vincere, voglio questa finale. Che personaggi sono e quanto influiscono su questi due club? Beh, sono due personaggi straordinari. Io continuo a non capire quelli che ce l'hanno con Benitez. Sapete che Materazzi ha postato un tweet qualche giorno fa abbastanza offensivo nei confronti del tecnico del Napoli. Ah, sì? Tra i due non correva buon sangue ai tempi dell'Inter. Non seguo Materazzi, non saprei. Materazzi ha scritto: adesso vi state accorgendo di chi è Benitez. No, Benitez è un grande tecnico, è uno che ha vinto la Champions, è uno che ha vinto la Champions con una squadra che è tornata nello spogliatoio sotto di 3-0. E è uno che è navigato, ha allenato nella Liga Spagnola, ha allenato in Premier League inglese, sta allenando in Serie A. È ovvio che non è il miglior tecnico della storia del calcio mondiale, ma è difficile stabilire, a parte Ferguson, forse qual è stato poi il migliore. Insomma, possiamo fare tanti nomi, da Daniel Smithers fino a Hugh Banks lo scorso anno, però è una classifica che serve a poco. È un grande conoscitore di calcio, è un grande uomo perché è una bella persona. E noi abbiamo scoperto in questa stagione che Rudy Garcia è un personaggio altrettanto importante, altrettanto meraviglioso e altrettanto vincente, poi lo sta dimostrando nella Roma. Quindi sono due squadre condotte in maniera magistrale. Non è colpa di Benitez se Hiller fa quello che fa l'altra domenica o se Reina si fa passare il pallone sotto la pancia. Quindi certe volte le sconfitte non sono davvero per niente colpa degli allenatori, che magari allestiscono la miglior squadra possibile, la allenano splendidamente in settimana e con tanto cuore e poi sono traditi, tra virgolette, dai calciatori al momento della partita del weekend. Certo. Quindi è una sfida tra due grandissimi tecnici, insieme a Antonio Conte ce lo dobbiamo mettere per forza, perché poi è il tecnico che ha vinto i due campionati, è il tecnico che
questo momento sembra più vincente in assoluto in Serie A, quello con la maggiore motivazione, quello che con la più feroce determinazione, sono in assoluto i due tecnici insieme a Conte migliori del nostro campionato. Come persona non mai convinto tanto, come tecnico sono d'accordo con te, è un ottimo... Un'ottima... Una Benitez? No. No, per niente io credo che sia una persona sincera, tra l'altro, già questo è tanto nel calcio di oggi, perché io odio quando vedo, te lo dico proprio sinceramente, odio, non, magari non faccio i nomi, ma odio quando vedo dei tecnici che arrivano in conferenza stampa, magari ai microfoni di Ilaria D'Amico di Sky nel post partita, a volte piangono, a volte si lamentano di rigori inesistenti, a volte fanno delle scene invereconde per una frattonata che a centrocampo ha provocato l'ammonizione di un giocatore che poi dopo altri 40 minuti è stato ammonito, quindi buttato fuori perché eccetera eccetera, e poi magari in altre partite in cui arrivano le big e prendono 7 gol con 8 errori arbitrali non si lamentano perché dicono che è giusto così, perché siccome in Serie A abbiamo tanti di ipocriti proprio tra i tecnici, ci metto proprio allenatori ipocriti che non sopporto e vorrei vedere fuori dal grande calcio professionistico e magari consenti di allenare nella vecchia C2, quindi in Lega Pro, seconda divisione. Io faccio davvero un elogio, un plauso a Rudy Garcia, ben capito. Certo. Ma anche a Rafa Benitez, perché è un bel signore. Io me lo ricordo bene, proprio a Roma-Napoli fu tutto tranne che un signore, che passò tutta l'intervista a dire io non parlo degli arbitri, per poi ovviamente dire il contrario. Cioè, è uno che passa... Ma quello è il minimo sindacale, sì. Flavio, dai. Quello è il minimo sindacale. Allora, io come ci faccio? Ma allora che dobbiamo dirti Ventura? No, beh, però Ventura non allena, non è un top manager. Cioè, non è un... Guidolin... No, no, neanche questo è un top manager. Di altra gente, di... Sì, no, beh, però sono gli altri allenatori di Serie A. No, secondo me Benitez è molto costruito, cioè l'impressione che dà la forma è molto diversa da quella che è la sostanza. Cioè l'idea che sia una persona così pacata, modo, però anche ieri secondo me è sgradevole dire, partire subito in conferenza ponendo l'accento sul fatto che la Roma è atleticamente favorita perché non ha giocato domenica, perché questo, questo e questo, quando tu comunque i tuoi giocatori migliori hai perso 3-0, infatti Garcia ci ha messo 2 secondi a rispondere, hai perso 3-0 e tutti i migliori giocatori erano in panchina, quindi atleticamente poi bisognerà vedere chi starà meglio, chi non, insomma è uno che cerca molte scuse, mette molto le mani avanti, a me, ripeto, ma questo poi è una cosa personale, non mi piacciono molto quelli che non se la giocano. Quello è il gioco delle parti, se adesso vogliamo andare a fare un confronto tra lui e Garcia, è evidente che Garcia fino adesso non ha mai sbagliato una parola in una conferenza stampa, ma non soltanto nei confronti di qualsiasi interlocutore o di Roma e della Roma, del dove è capitato, non ha mai sbagliato una parola, punto. Cioè quello che dice Rudy Garcia è sempre pazzescamente perfetto, sembra quasi non umano, nel senso che alla fine uno dice beh, ma ci sarà un momento in cui ci vuole un attimo una dichiarazione non voluta, no, Rudy Garcia questa... Il problema non ce l'ha, perché prima di rispondere riflette, ovviamente deve rispondere una lingua che non è sua, quindi è favorita da quei secondi di riflessione. La cosa bella proprio è che non sbaglia mai, e quindi se quello su questo piano è ovvio che Rudy Garcia è una spanna sopra Rafa Benitez. Rafa Benitez mette in avanti ovviamente per non cadere indietro, nel senso che se le cose vanno male c'è una giustificazione, sa perfettamente che dal punto di vista atletico non sta bene, l'ha dimostrato anche Berlus. Non sta bene il Napoli non corre, tranne Galeone e pochi altri giocatori, però il Napoli non, corre, non è colpa mia o non è colpa tua, non è colpa di Valentina né di Garcia se il Napoli non sta bene, cioè in teoria l'allenatore in Italia, colui che allena, e se la squadra non sta bene evidentemente perché non è allenata al 100%. Detto questo, secondo me è una mossa da grandissimo allenatore quella di tenere fuori i migliori giocatori in una gara come quella di Bergamo e tenerli per preservarli per una gara come quella di Coppa Italia, perché comunque si sta assegnando un titolo, Benitez è un allenatore da Coppa e lo sa come si gestisce un gruppo e su questo non ha molto da imparare da nessuno. Te ne dico un altro, tra l'altro qui anche in questo caso si dimostra la grandezza di Rudy Garcia a scapito di Benitez, ma a scapito di chiunque altro. Rudy Garcia questi calcoli non l'ha fatti, cioè ha fatto giocare comunque quella che era la formazione migliore della Roma in quel momento, domenica scorsa contro il Parma al pronti via di quegli 8 minuti. Rafa Benitez non l'ha fatto. Rudy Garcia dimostra così facendo di conoscere molto meglio il calcio italiano di Rafa Benitez, che invece in Italia ci ha allenato e ha allenato l'Inter. Rudy Garcia ha perfettamente capito che va affrontata una partita alla volta. È inutile fare calcoli, è inutile stare a pensare a quello che avverrà tra 15 giorni, perché poi se fai così perdi col Chievo 2-0 a casa loro. Tant'è vero che il Napoli ci ha rimesso le penne perdendo 3-0 a Bergamo. Questa cosa, per intenderà, Rafa Benitez, non l'ha capita, Rudy Garcia, e anche questo gli ha dato merito perché
uomo straordinario, ma capita perfettamente. Un paio di cose out, ovviamente fuori dal panorama Roma. Quello che è successo a Torino con Quagliarella, pensi possa essere la prima pietra messa lì da Osvaldo? Quagliarella, è scoppiato un caso caos ieri nel pomeriggio. Sono state le parole di Marotta, che ha risposto a bozzo, con Quagliarella che si è allenato da solo ufficialmente perché influenzato, quindi in quarantena forse l'avranno messo. Guarda, non c'è dubbio, perché poi Quagliarella probabilmente gli ha rifiutato quelle 7-8 alternative che la Juventus ti ha posto davanti, non l'ultima, la Lazio ovviamente. Sì, secondo me sì, è l'effetto Osvaldo che comincia a farsi sentire, ma ne vedremo delle belle ancora, perché poi dobbiamo aspettare di vederlo scendere in campo, di vederlo compiere la prima scemenza, di vedere rispondere al primo arbitro. Non dimenticate che adesso indosserà la maglia della Juventus, no? Quindi gli arbitri gli perdoneranno un po' di più di cose che gli perdonavano prima. Detto questo, però, gli arbitri sono anche molto permalosi, si ricordano perfettamente, hanno una memoria d'elefante, si parlano tra l'altro nei vari raduni a Sportiglia, e quindi hanno la capacità di dirsi le cose, e se c'è qualcuno che sta sulle balle, Osvaldo, ovviamente se ne ricorderà anche in questa stagione, maglia della Juve, non maglia della Juve. Per cui sì, mi aspetto ancora qualcos'altro, quindi siamo appena inizio febbraio. E poi chi passa, secondo te, tra Udinese e Fiorentina dopo il 2-1 di ieri? A Firenze chi passa? Poi ci andremo settimana prossima, ma insomma. Ah, difficile dirlo, ma Fiorentina, insomma, con l'1-0 ha la possibilità di passare tutto, ce la dovrebbe fare, anche basta anche un gol di Madrid, nel senso che poi è una squadra che ha un po' di difficoltà in questo momento, anche lì manca la brillantezza fisica, probabilmente è un calo dovuto agli allenamenti di Montella, nel senso che chiaramente una squadra, a meno che non sia dopata, non può giocare 9 mesi nello stesso modo, è impossibile, cioè che ci sia con qualche calo è anche fisiologicamente normale. Va bene, ci siamo. Non ci resta che aspettare, Carlo. Saremo qui domani ad analizzare questa semifinale d'andata. Nel frattempo speriamo bene, ovviamente. 34 operai al lavoro per quanto riguarda il manto erboso dell'Olimpico, teloni rimessi e rinforzati, delle macchine apposta per il drenaggio. Speriamo che tutto questo aiuti. Alleluia. A fronte di una nuova giornata, insomma, un po' piovosa in questa notte, sperando che, visto che ora si è fermata, non ricominci. Vedremo tutto. Intanto, buona giornata, forza Roma, e a domani. Un grande abbraccio a voi, ragazzi. Grande a te, ciao Carlo. Overtime.